sera, ben trovati in nuova puntata di Nero su Bianco. Questa sera parleremo dell'acqua, di acqua. È un tema caldo delle ultime settimane, lo ancora di più dopo che ieri nell'assemblea dei sindaci c'è stata la decisione a maggioranza di dire sì alla proroga per nuove acque. Cercheremo di capire come si è arrivati a questo scenario, a quello che accadrà, anche analizzarlo con l'assessore del Comune di Arezzo al ciclo delle acque, i rifiuti e tante altre deleghe, Marco Sacchetti. Buonasera, bentornato. Buonasera. E poi per il comitato acqua pubblica Gianfranco Morini, bentornato. Buonasera. E saluto Piero Franchini che è Buonasera. Sempre qua con noi. Abbiamo sentito, poi avremo modo di ascoltare anche la voce di alcuni aretini proprio sul tema, abbiamo chiesto insomma un giudizio sulle bollette, su che cosa ne pensano, ovviamente del tutto casuale. Ci collegheremo tra un po' anche con il sindaco di Foiano Sonnati, chiaramente favorevole alla proroga, contrario invece Arezzo. Allora, vogliamo raccontare cosa è successo in questa assemblea? Allora, oggi si è tenuta la conferenza territoriale, che è il primo livello, diciamo, deliberativo per arrivare alla deliberazione finale, che comunque sarà espressa dall'Assemblea. La conferenza territoriale dell'ex Ato 4 coinvolge tutti i sindaci della gestione Nove Acque, in cui eravamo chiamati a esprimere una votazione sulla richiesta fatta dal gestore Nove Acque per la proroga della concessione di 3 anni, dal 2014 alla sua scadenza naturale fino al 2017. È stata una discussione, una bella discussione, dico, anche perché comunque erano presenti quasi tutti i 36-37 sindaci. In genere queste conferenze territoriali vanno quasi deserte, siamo in pochissimi quando si parlano di tariffe, si parla di carta dei servizi, cioè si parla di quelle tematiche che sono di competenza della conferenza territoriale. Invece la presenza è stata importante e c'è stato un lungo e animato dibattito con composizioni differenti. La posizione del Comune d'Arezzo era quella di, diciamo considerando gli aspetti tecnici della proposta di allungamento della concessione, sia da un punto di vista, diciamo, della necessità di investimenti, perché comunque le reti, gli impianti, ricordiamoci che quando si parla di acqua si parla di un sistema che comunque è abbastanza complesso, perché c'è tutta una rete di distribuzione che ha bisogno di manutenzioni continue, c'è tutti i sistemi ovviamente di depurazione, c'è sistemi fognari, c'è un sistema ovviamente complesso, articolato, che ha bisogno di continui investimenti, implementazioni anche di rete, anche alla luce per esempio di quello che è accaduto quest'estate, che siamo andati abbastanza vicini a condizioni di emergenza idrica. Le abbiamo superate, però insomma bisogna anche ovviamente pensare all'implementazione delle reti, dei serbatoi e dei sistemi di attingimento. Poi questa proposta era una proposta che in qualche modo consentiva, attraverso tutta una serie di meccanismi economico-finanziari che ora io non sto a tediarvi, a limitare, a contenere l'incremento tariffario e di contenerlo intorno all'1,5%, quindi più o meno rispetto al tasso inflattivo previsto nei prossimi anni. Questa è una proposta che io, e che ci si lavora da diversi anni ovviamente da un punto di vista tecnico, io condividevo nella sua visione e nei suoi contenuti tecnici, perché la ritenevo una cosa buona e giusta. Quello che il Comune d'Arezzo ha posto è che, siccome trattasi poi anche comunque di una decisione politica, perché si tratta di prorogare per 3 anni una concessione, e quindi in qualche modo si va anche a opzionare un futuro non previsto, e va anche un po' contro quello che fu deciso nel lontano 99, quando i consigli comunali si espressero per stabilire una concessione che era più corta. Quindi sulla base di questo io avevo chiesto la possibilità di sospendere ora questo tipo di deliberazione per far esprimere il consiglio comunale, dando mandato al sindaco, al suo delegato, su come votare. Era secondo me una cosa tecnicamente fattibile, non si perdeva niente, perché si trattava ovviamente di sospendere la cosa ad un paio di mesi sostanzialmente, anche alla luce di dibattito che in questi ultimi giorni sulla stampa locale si è animato, perché sia dalle varie forze politiche di maggioranza e di opposizione, le categorie economiche, cioè il comitato dell'acqua pubblica, cioè ognuno, cioè quindi visto che la città ha creato questo, è difficile poi innescare questi dibattiti su tematiche pubbliche, no? Perché spesso e volentieri c'è una certa, cioè non ci si preoccupa di ciò che è la gestione delle cose pubbliche, e quindi questo era il momento secondo noi opportuno per affrontare la questione in un consiglio comunale. Questa proposta della sospensione
è stata in qualche modo, non è passata per pochi voti, 14-12, quindi si era anche sindaci di centrosinistra erano in qualche modo venuti su questa posizione, non è passata, quindi non essendo passata poi siamo andati al voto sulla proposta di Libera, la proposta di Libera è passata a larga maggioranza con il voto contrario del Comune di Arezzo e di altri comuni e l'astensione di altrettanti comuni. Comuni, diciamo, quelli contrari di centrodestra, si può dire? Di area, prevalentemente sì, poi c'è stato un po' di astensioni, prevalentemente di area, perché poi, diciamo, Ranghiari, Soci, Bibbiena no, votato favorevolmente, poco più, Castel Fiorentino non c'era, San Sepolcro per altre motivazioni ha votato contro, ma insomma, pochi numeri, 4, non ricordo esattamente i dati. Ortignano, sì, ma per altre motivazioni, poi ognuno aveva, poi ci sono delle motivazioni di carattere generale, ma anche motivazioni di carattere territoriale, perché certo. Poi ogni comune, soprattutto quelli marginali e quelli montani, hanno tutte le loro problematiche sugli investimenti, però insomma di fatto non è passata, quindi la delibera andrà avanti, la proposta di delibera andrà avanti, il 22 abbiamo l'assemblea dell'AITE, a quel punto l'assemblea dell'AITE si esprimerà, a quel punto ovviamente se l'approverà diventerà cogente. E quindi 3 anni diventeranno effettivi. C'è tutto un procedimento, certo. Poi tecnico, perché comunque dovrà essere mandata all'autorità nazionale per una valutazione di congruità e di legittimità, poi ci possono essere anche dei ricorsi fatti su questo tipo di impegni, però vedremo, esatto. Insomma, però il percorso è stato tracciato in tal senso. Allora, questa sera noi avevamo invitato anche Nuove Acque, che gentilmente ringrazia, ma ha declinato l'invito sostenendo che è una questione politica e quindi non vuole entrare in una diatriba, una questione politica. Avevamo invitato tramite la segreteria provinciale anche il Partito Democratico, che per vari motivi insomma non è presente questa sera, e comunque tra poco in qualche modo recupereremo con il sindaco di Fogliano. Volevo chiedere, ecco, a Gianfranco Morino a questo punto, ecco, intanto come valutate questo resoconto che abbiamo sentito e che cosa vi aspettate adesso, questi 3 anni in più ormai è quasi sicuro che ci saranno? Beh, credo che la decisione che è venuta presa dai sindaci della conferenza territoriale ponga sicuramente diciamo una pietra tombale sulla possibilità che avremo di recuperare la gestione diretta di questo servizio, che è un servizio importante per i cittadini, e questo ci addolora, insomma, anche perché abbiamo visto come questo si è verificato, nel senso che c'è stata discussione per molti comuni, che fra l'altro spesso non sono presenti in questo tipo di consesso, questa sera, cioè, quella conferenza ha scaturito un dibattito, e questo sono d'accordo con l'assessore Sacchetti, è senz'altro utile, perché la discussione porta sempre a qualche riflessione anche successiva, mi auguro. Ma questo significa, perché dico una pietra tombale? Perché il fatto che noi ci leghiamo, diamo ancora alla società Nuove Acque, che praticamente è in mano alla multinazionale francese, che garantirà alla multinazionale francese, che doveva terminare e ridarci tutti gli impianti entro il 2024 a giugno, con un riscatto per la parte pubblica che è proprietaria di tutto questo, di euro zero, con un cambio invece di questo genere si verificherà che nel 2027, ammesso che si riesca a sostenere gli investimenti che promettono e tutto questo, avremo che ci dovremo, se lo volessimo fare, dovremmo sborsare decine di milioni, qualche decina, una e mezzo, 10-15 milioni di euro, perché non faremo in tempo a ammortizzare negli anni gli investimenti che faranno, prendendo dei finanziamenti che dovremo sicuramente pagare con le tariffe, non è che ci faranno dei miracoli. Piero. Ma dunque, io rappresentando un po', diciamo, ciò che la gente, che come sempre quello che la gente dice appunto nella strada, ne parla, quindi ecco, io credo che questo bene, diciamo, che è uno dei beni più importanti, che è l'acqua, appunto, che è quella che, diciamo, dovrebbe essere quella che
dovrebbe dare meno discussioni e meno problematiche, perché è quella che effettivamente dovrebbe essere tra i servizi che, appunto, che le nostre comunità dovrebbero dare, e che dovrebbero dare, diciamo, in modo meno caro possibile, prima di tutto, e quindi venendo incontro a certe magari esigenze, perché è chiaro che magari, ecco, io ho visto che ad esempio le categorie economiche sono state contrarie a questo, cioè, quindi perché? Perché chiaramente ho visto che tra l'altro tra le varie cose ci sono anche quelle, appunto, dell'acqua che tutti speravamo che venisse a costare di meno, e invece probabilmente se non costerà di meno, semmai costerà di più. Almeno era stato detto che c'era forse un aumento delle tariffe del 5%, ora non so se andrà in fondo o meno, però per dire. E quindi, ecco, io credo che chi amministra, e chi diciamo amministra soprattutto questo bene, che sono appunto, dovrebbe tenere un po' conto anche di ciò che, è vero che c'è un comitato che rappresenta un po' diciamo la gente, però ecco, tenere conto anche di ciò che la gente dice al di là dei comitati, al di là dei... Perché? Perché è importante sentire queste voci, perché sennò c'è sempre di più questo scollamento tra chi amministra, chi fa le cose, magari cercando anche di farle bene, loro pensano, però magari o perché non è ben spiegato, o perché la gente forse non ha voglia di capire, non so, se, però di fatto è che la gente poi è chiamata a pagare le bollette, e quindi è chiaro che vuole essere interessata e vuole sapere ciò che avviene. Ora, ecco, io credo che questa discussione, come ha detto l'assessore Sacchetti, appunto, poteva anche essere, diciamo, un pochino, un attimino prolungata, per dire, no? Però è chiaro che si capisce che siamo sotto le elezioni, quindi c'è quelle parti che magari non erano interessate a che ciò si prolungasse ancora, che hanno cercato di stringere la corda. Ecco, ora io dico... Ecco, quello che interessa a me di far capire bene alla gente, poi, che poi al di là delle cose tecniche, per dire, no, che sono quelle, ecco, dove si andrà? La gente ne avrà qualche beneficio di queste proroghe, di queste, oppure se no saranno tutte le solite chiacchiere che si fanno, e certe volte purtroppo dietro a queste chiacchiere, certe volte appare anche del fumo che nasconde certe cose, questo in tutte le cose, vediamo i rifiuti, vediamo la sanità, vediamo, quindi, e quindi invece ci dovrebbe essere, secondo me, molta più chiarezza, e probabilmente diciamo, ecco, delle spiegazioni più chiare per la gente che magari non è tutti i giorni addetta ai lavori e chiaramente fa altri lavori e quindi non ha tempo di poter essere, di informarsi, e invece bisognerebbe che ci fosse chi li informa. Allora, dopo vogliamo rispondere, dopo subito, perché volevo sentire proprio la gente. La nostra Greta Settimelli è andata a fare un giro, sentiamo che risposte ha ottenuto su Nuove Acque. Si paga troppo e dovrebbe tornare in mano pubblica. Questa è un po' la sostanza delle voci che abbiamo raccolto qui in centro ad Arezzo. Poi ci sono però anche alcuni cittadini che sono favorevoli a che la gestione del servizio idrico rimanga in mano, addirittura ci dicono ai francesi, quindi identificano proprio la Lyonnais des Eaux come, insomma, l'azienda, quindi la componente privata che dovrebbe rimanere, diciamo, della partita. Ma sentiamo le voci di tutti i cittadini. No, non sono contento assolutamente, troppo cara. Per me sì, almeno io la penso così. Quindi dovrebbero abbassare le tariffe? Sì, dovrebbero abbassare le tariffe, sì. Rispetto alla qualità? Ma la qualità non mi lamento come qualità, però il prezzo, io lo ripeto,
troppo alto. Scusi, le posso chiedere se è contento della sua bolletta dell'acqua di qualità prezzo, diciamo? Mai, impossibile, sempre altissima. Costa quasi più della corrente qualche volta, è una cosa pazzesca. Secondo lei che cosa dovrebbero fare i comuni, il gestore? Che fare? Non capisco perché poi il referendum che si è fatto non è stato mai approvato. Che ci mandano a fare il referendum a votare se poi dopo non vengono approvati quello che decide il popolo e la gente. Non capisco perché si è bloccato, si è arenato, non ho seguito bene la cosa. Quindi secondo lei dovrebbe tornare in mano pubblica? Sicuramente, almeno si spera che si risparmia così, perché da quando ha preso in mano a Nuove Acque mi sembra che è stato sempre un crescente d'aumenti, si è pagato sempre, poi sentendo un po' i pareri delle persone più che stanno dietro a queste situazioni dicono che siamo in Italia, mi pare in Toscana, è la terza, la quarta città che si paga più di tutti, non so se è vero o no, non ho modo per riscontrarlo, ma penso di sì, perché si risparmia l'acqua, si sta molto attenti all'acqua più che alla luce che al metano parecchie volte, perché è una cosa pazzesca. Non lo so perché non ho idea di quanto sto pagando per la bolletta dell'acqua, quindi vi ho dato un aiuto in modo importante e sostanziale. Non so se i francesi quanto mi mettono nella bolletta dell'acqua, però sono favorevole ai francesi per gestire l'acquedotto. Sì che sono contenta. Le sembra un giusto rapporto qualità-prezzo? Ma io sinceramente non mi ci soffermo, perché le bollette, guarda, è una tragedia tutte quante, acqua, gas, corrente, mi sembra che sia tutto un gran pasticcio. Si paga troppo, si paga poco? Secondo me si paga troppo. No, tanto io ne consumo poca, no. Ma le sembra cara la bolletta o no? Ci sa il pozzo, noi non ci sa quella comunale. C'ho il pozzo. Ah, fa con la sua, insomma. Sì, sì. Le sembra cara o no? Abbastanza, sì, quello sì. È un po' alta, sì. Secondo lei però è di buona qualità l'acqua? Sì, quello sì. La qualità è buona rispetto ad altri posti, è bevibile, insomma. Quindi, tutto sommato, è contento del servizio o no? Sì. Allora, c'è chi c'ha il pozzo, chi paga e basta, chi vuole i francesi. Torniamo tra poco e continuiamo la nostra discussione. Eccoci tornati e allora andiamo a salutare il sindaco di Foiano, Francesco Sonnati. Buonasera. Buonasera. Allora, abbiamo già sentito quando eravamo collegati dall'assessore del Comune di Arezzo Marco Sacchetti appunto come è andata questa assemblea, ci ha un po' spiegato che non è passata la proposta di sospensiva e quindi poi si è votato sulla delibera e quindi il sì alla proroga. Ecco, dal suo punto di vista è la scelta migliore? Ma la scelta migliore nel senso che noi abbiamo condiviso questo percorso già più di un anno e mezzo che ci siamo confrontati su questo tema e dove tutti i sindaci hanno espresso la necessità e la voglia di fare e di avere nuovi investimenti nel proprio territorio. Vista anche quello che è successo nell'ultimo periodo, una siccità che ha messo davvero in ginocchio tante parti d'Italia. E quindi questa proroga di 3 anni e mezzo in qualche modo dà diverse risposte, più di quelle che erano state le richieste dei sindaci, perché i sindaci avevano ipotizzato degli investimenti intorno a 72 milioni di euro e invece con l'allungamento della proroga vengono messi sul piatto 92 milioni di euro in più rispetto ai 46 che erano previsti fino al 2024. Oltre a questo c'è anche una stabilizzazione della tariffa che è intorno all'1,5%, quindi con un valore che è meno dell'inflazione. Quindi un risultato importante che dà delle risposte ai nostri cittadini e che deve dare delle risposte per non ritrovarsi veramente inguaiati senza acqua come abbiamo visto in altre parti d'Italia. E il valore aggiunto è che l'acqua di Monte d'Oglio con più viene data agli utenti, quindi a noi cittadini, visto che è un'acqua di altissima qualità anche da un punto di vista organolettico, credo che è un risultato assolutamente importante. Quindi potevano esserci dei rischi nel caso non fosse passata questa proroga? Se non passava questa proroga, intanto se l'iter finisce e va a buon fine, perché ancora non è detto
perché deve passare all'interno della XE e poi deve avere il parere favorevole dell'autorità nazionale. Se l'iter va a buon fine, praticamente facciamo risparmiare a noi cittadini, quindi me compreso e lei compreso, una tariffa con un risparmio di 2 milioni di euro all'anno. Se no, se questa cosa non passa, dalla prossima, già nel 2018, ci saranno 2 milioni in più che i cittadini e le aziende dovranno in qualche modo pagare. Quindi i desiderata dei sindaci erano di avere nuovi investimenti e una stabilizzazione della tariffa. Questo risultato, spero che tutto vada a buon fine, credo che sia un risultato importante. È chiaro che nella fase finale ci sono stati degli stinguo, non lo so se, visto che andiamo alle elezioni, ha comportato qualche modifica del pensiero iniziale, però io credo che sia un passo importante, quindi io sono per dare delle risposte ai miei cittadini e credo che sia la scelta giusta. C'è una domanda del nostro opinionista Piero Franchini. Piero? Sì, sindaco, buonasera. Sì, buonasera. Dunque, io quello che mi fa un po' specie è che questi sindaci, diciamo, che sono... poi è stata un po' la maggioranza, diciamo, che hanno votato appunto per questa proroga, e praticamente mi sembra che non si fidino un po' di quello che rappresentano, cioè il pubblico. E quindi, ecco, non lo so, cioè, perché c'è una certa paura che magari se le acque diventassero pubbliche, c'è un po' di paura che poi ci sarebbero dei problemi? Oppure invece la gente vorrebbe questo? Assolutamente no, dal mio punto di vista io non sono assolutamente contro che l'acqua diventi pubblica. Ad oggi però abbiamo una priorità, che non bisogna lasciare le persone senza acqua, e quindi una proroga di 3 anni e mezzo che permette questi risultati non va contro la ripubblicizzazione dell'acqua. È un percorso che deve essere costruito e quindi su questo possiamo lavorare in futuro, però bisogna mettere i tasselli ognuno al loro posto, e quindi intanto prendiamo questo e poi lavoriamo per il passo successivo. Io ringrazio il sindaco di Foiano, grazie e buona serata. Grazie e buona serata. Allora, torniamo un attimo dall'assessore Sacchetti, che voleva rispondere tema. Cerco brevemente di fare un po' una sintesi per cercare di far capire ai telespettatori un po' come funziona. Ovviamente la materia che regola il ciclo delle acque è complessa, una cosa molto complessa, quindi è anche difficile per me capirlo, perché ci ho messo un paio d'anni per capire anche come funziona, e poi ovviamente per ritrasmettere alla cittadina, alle categorie economiche. Allora, la gestione dell'acqua costa, ha un costo, bene? Quindi l'acqua non è un costo. Anche la sola acqua cosiddetta all'ingrosso, cioè l'acqua che io prendo da Monte d'Oglio, che è un'acqua che mi trovo lì, apro il rubinetto, va a gravità e arriva a Arezzo, ha un costo. Ha un costo perché devo riconoscere io all'ente irriguo, cioè l'acqua all'ingrosso, cioè quindi a costo zero. Ovviamente l'acqua che io emungo dai pozzi costa, perché ho bisogno di una pompa e dell'energia elettrica che fa funzionare la pompa. Quindi già solo quello. Poi ovviamente ci sono tutti i costi operativi, i costi per la manutenzione, i costi di gestione di tutto il sistema. Quindi gestire il sistema idrico integrato, in cui si intende ovviamente la captazione, l'adduzione, la distribuzione, la fognatura e la depurazione, perché l'acqua che io ovviamente emungo deve essere in qualche modo depurata, e le acque reflue devono essere anche quelle ovviamente depurate per poi essere immesse nel ciclo delle acque. Quindi costa. A suo tempo, prima del 99, la gestione in Toscana era prevalentemente ai comuni, era la cosiddetta gestione in economia. Cioè, non c'era una corrispondenza fra il costo effettivo e quanto io chiaramente incassavo dalla bolletta, dalla tariffa. Le direttive comunitarie in tal senso, le scelte nazionali fatte attraverso tutta una stratificazione normativa e poi anche quella regionale, hanno voluto invece ricondurre la gestione dell'acqua di sistema idrico integrato a un discorso in cui la tariffazione deve ricoprire completamente i costi di questa gestione, di questo servizio. Quindi l'acqua costa gestirla, io devo prendere una tariffa che mi copra il costo di servizio, chiaro? Quindi questa è stata una scelta. L'acqua può anche in teoria
non costare nulla, cioè non si può anche più non tariffare. Chiaramente questi costi andranno poi nella fiscalità generale. Cioè vuol dire le pagherò con le mie IRPEF, con l'IVA, con l'accise sulle benzine. Cioè non è detto che vada, cioè io non pago mica una tariffa per mandare mio figlio a scuola. Non lo pago, no? È il costo della scuola è nella fiscalità generale. Quindi si può anche fare una scelta di questo genere, ma ad oggi come è strutturato è che nel sistema idrico la tariffa deve ricoprire interamente i costi. Si chiama full recovery cost, vale nei rifiuti, vale nel trasporto pubblico locale, ma lì c'è dei contributi, ma insomma diciamo che questo è il concetto. Quello che fa, come dire, fa sì che la tariffa non possa scendere, ma di fatto incrementi negli anni, è prevalentemente legato al costo degli investimenti. E anche qui è stata fatta una scelta, secondo me, un po' scellerata, cioè di mettere dentro la tariffa degli investimenti infrastrutturali. Come cioè le autostrade. Secondo me mettere, cioè nel senso, in talune parti d'Italia non si fa perché ci hanno i contributi della Comunità Europea, cioè mettere i costi per esempio per l'adeguamento della diga di Montevoglio a carico della tariffa di sistema idrico, o si è parlato di emergenza idrica, no? L'emergenza idrica non è che si risolve ora avendo approvato questa proroga, cioè perché per risolvere quella tariffa ci vuole gli investimenti, va fatto i progetti, vanno autorizzati. Allora mettere in tariffa i costi per la realizzazione di invasi strategici tipo Monte d'Oglio, secondo me non è corretto, perché questi dovrebbero essere costi che dovrebbero farsi carico lo Stato attraverso la fiscalità generale, non mettere in bolletta. Quindi questo è un meccanismo che c'è e bisogna in qualche modo, se non si cambiano le regole generali, ci sono e bisogna cercare di capirlo. Poi ci sono delle strutture, delle storture anche nella gestione delle acque che vanno sicuramente migliorate, però io sono un po' più realistico del re, vivo in Toscana, vivo a Montevarchi, c'ho un altro gestore e fo anche delle valutazioni di natura relativa, cioè nel senso il gestore delle acque per esempio rispetto al gestore pubblico acqua ce ne corre, perché comunque è vero che la tariffa è più alta, però se è fatto degli investimenti, non c'ha la rete Calabrodo che c'ha Publiacqua, cioè Publiacqua nel Valdarno quest'anno era un continuo, cioè ci sarà stato 10 interventi al giorno per perdite. Perché c'è le perdite? Perché c'è poca acqua, c'è abbassamento di pressione, le reti sono obsolete, crollano e collassano. Quindi la qualità dell'acqua è molto migliore rispetto a quella di gestore Publiacqua o di altri gestori della Toscana. Sono stati fatti degli investimenti in precedenza con questo meccanismo di project che hanno provocato, causato questo diciamo, incremento della tariffa rispetto ad altri contesti territoriali. Però il costo dell'acqua in Italia, se lo raffrontiamo con il costo dell'acqua e della depurazione e tutto il resto in Europa, è uno dei più bassi. Quindi in Danimarca, in Svezia, in Germania è molto più alto il costo della gestione del sistema idrico. Capisco, e sono il cuore dei cittadini, sono anch'io un cittadino che si vorrebbe ovviamente delle bollette sempre più basse, però questo è il quadro, bisogna cercare in questo quadro, se non si cambia le regole come ho detto prima, di far sì che il gestore di servizio, che poi può essere tutto pubblico, può essere tutto privato, il fatto che ci si ripubblicizzi l'acqua e il fatto che ci sia un gestore di controllo pubblico non vuol dire che l'acqua non costa nulla, cioè non vuol dire che non costa nulla, cioè vuol dire che l'acqua deve essere gestita bene, con costi bene, gestiti bene, si può ovviamente se è un gestore pubblico far sì che gli utili in qualche modo si reinvestino, perché chiaramente c'è un privato che in qualche modo è venuto lì per fare del business, ma questo può essere. Come succede oggi, ma è anche normale che un privato quando è stata fatta una gara, cioè il privato c'è perché è stato fatto nel 99 una gara perché i comuni non avevano il know-how per gestire questo sistema, fu fatta una gara, dice, chi è in grado di gestirmela, fu fatta una gara pubblica, di evidenza pubblica, ha vinto dei soggetti e questi chiaramente hanno vinto per una durata fino al 2024, che è la fine della concessione. Queste sono le regole, cioè io sono abituato a ragionare sul quadro delle regole, poi si può anche cambiare le regole e discutere, però ecco. Quindi si può operare, poi c'è la struttura nostra che è un po' in tutta la Toscana, è che queste società che gestiscono l'acqua, i modelli sono tre, tutto pubblico misto come il nostro, a prevalente capitale pubblico come il nostro o tutto privato. La struttura di meccanismo nostro misto pubblico-privato è che il pubblico è controllore e controllato e questa è un'altra anomalia, perché io mi trovo da una parte a deliberare come sindaco insieme agli altri sindaci nell'autorità d'ambito sulle tariffe, da quell'altra sedo nell'assemblea di Nove Acque e usufruisco degli utili che fa Nove Acque. Gli utili di Nove Acque sono dovuti, uno, perché gestiscano bene, perché chiaramente si può anche produrre debiti, io porto sempre, ora Morini non so se, io porto sempre l'esempio di gestore della Costa Tirrenica, il famoso Gaia,
società tutta pubblica ha 70 milioni di euro di debiti. Perché ha dei debiti? Perché chiaramente è un carrozzone, nessuno si preoccupava di andare a fare le letture, a riscuotere le bollette, e quindi alla fine, da oggi, da domani, da domani, hanno fatto 70 milioni di buco. Non a caso gli hanno prorogato la concessione fino al 2033, perché se no questo buco, questo debito poi uno rimette in più. Quindi io cerco anche di essere molto pragmatico e più realista, però dico, i modelli sono questi. Questo modello alla fine, dopo tanti anni, si è dimostrato forse non più adeguato ai tempi. Si voleva dire che i comuni, essendo appunto dell'assemblea, hanno il vantaggio di prendere questi utili. Certo, perché da una parte io dico ti stabilisco le tariffe, tra virgolette, poi le tariffe in realtà non le stabilisce nemmeno più i comuni, ma lo stabilisce l'autorità nazionale. Quindi le stabilisce l'autorità nazionale le tariffe, i metodi tariffari, come si valutano, come si calcola le tariffe, sulla base di tutta una serie di parametri completatissimi. Quindi è difficile anche, perdonare la sua domanda, è difficile spiegare ai cittadini il meccanismo, perché hanno fatto un meccanismo davvero complesso. Che strano. Sì, allora, però scusate, sì. Il cittadino però cosa capisce? Capisce che la famiglia, i figli portano gli stipendi, li mettono nella cassa della famiglia, poi il padre decide che hai bisogno di mangiare, devi pagare, hai bisogno di andare al bagno, devi pagare, hai bisogno di bere l'acqua, devi pagare. È questo che secondo me non è, diciamo, equilibrato secondo appunto quello che poi dopo sono gli utili che è giusto che l'imprenditore privato faccia. Ma io dico però che a me sembra che questo dovrebbe essere un servizio che è vero, ma a basso costo. Perché? Perché il cittadino già paga. Già paga, quindi. Gianfranco Mogherini, ecco, hai sentito un po' la visione anche realistica, no? dell'assessore Sacchetti, del comune di Arezzo. Ecco, che, rispetto a questi rilievi, che cosa diciamo? No. Diciamo che allora, intanto con l'assessore Sacchetti abbiamo sicuramente due visioni diverse rispetto alla gestione di un servizio come quello dell'acqua. L'assessore Sacchetti sa benissimo che preferirebbe anche. Può darsi che abbia anche ragione. In questo caso, per esempio, se quello che preferirebbe l'assessore Sacchetti sarebbe quello che se o sei dentro o sei fuori, che sarebbe meglio, perché ovviamente se ha un ruolo di qua e uno di là, da controllore controllato è assurdo chiamarlo un comune in causa ogni volta, da una parte lo tiri dalla giacca di qua e lo tiri di là. Sarebbe meglio magari affidare il servizio a una azienda privata con dei paletti e con delle regole che stabilisce il pubblico, ma veramente. Ora, questa visione, per me si può fare benissimo un'azienda speciale consorziata e farla funzionare, perché altrimenti vorrebbe dire che se io fossi un politico o un amministratore pubblico non credo nelle mie capacità di saper gestire bene un'azienda che è municipalizzata o di un consorzio di comuni. Io invece penso che sarebbe meglio fare quella. Ma ciò detto, i sindaci che hanno prorogato, hanno dato il via libera senza una riflessione, come aveva chiesto il Comune d'Arezzo, un approfondimento anche politico di discussione in un consiglio comunale come sarebbe dovuto, come del resto era avvenuto nel 99, perché altrimenti ci dimentichiamo che nel 99 fu passata in tutti i consigli comunali e approvata questa scelta di chiamare un socio privato industriale. Allora, all'epoca però, ricordo, visto che adesso ci stanno propinando che ci faranno una grande, cioè tantissimi investimenti necessari, vengono definiti ora non rinunciabili, ci vogliono. Io ricordo che questa storia era nata così anche allora, cioè gli investimenti giustificavano, l'entità degli investimenti, il bisogno di richiamare un'azienda privata con capacità di ricorso al credito che non costasse poi ai comuni una cifra. Invece è andato tutto all'incontrario. Praticamente noi pagavamo l'acqua già totalmente, non come dice l'assessore Sacchetti, in parte, era piena, la tariffa già la pagava nel 98, ripianava tutto il costo della gestione dell'acqua, la pagavamo 1740 lire al metro cubo. Va bene? Compresa la depurazione. Adesso siamo a 3 euro la tariffa media, 3 euro al metro cubo. Ciò vuol dire che anche il piano d'ambito che fu approvato allora da quei sindaci che oggi
diciamo, non sono gli stessi, ma come allora i sindaci sono propensi a credere quello che gli viene proposto, quel piano d'ambito prevedeva X miliardi di euro, cioè milioni di euro di investimenti e un incremento tariffario del 6,5% annuo. Questo fino al 2019, dopodiché la tariffa sarebbe ricalata fino al 70% di quello che costava. Io adesso mi spiego, non ci si può spiegare da cittadini come mai questo errore di valutazione, perché è avvenuto questo? Perché se avessero applicato il 6,5% di aumento annuo non saremmo ai livelli di crescita della tariffa come è avvenuto, non è avvenuto neanche quello, ci hanno messo anche altro. Quindi noi con la nostra acqua, che è di qualità ma non per meriti della Suez, tanto per essere chiari, perché noi la qualità del Monte d'Oglio l'avevamo già prima che arrivasse la Suez, ma abbiamo fatto una scelta allora che si è rivelata sbagliata per i cittadini, per il carico che hanno avuto, dovuto sopportare, per far cosa? Per far dare dei milioni di euro ai soci privati che sono arrivati, perché di fatto loro hanno portato una liquidità nell'immediato, ma se la sono ripresa tranquillamente solo con le partite accessorie, le famose consulenze che tuttora noi siamo lì a pagare e costano, sono costate fra tutto da allora al 2024 25 milioni di euro, qualcosa del genere. Allora, se noi crediamo che quelli più gli utili che si spartiscono ne dovremmo fare a meno di pagargliele, le tariffe già sarebbero minori e tutti gli utili, se fosse un'azienda come diciamo noi pubblica, tutti gli utili che verrissero ricavati verrebbero reinvestiti. Invece no, per gli investimenti abbiamo tratto tutto dalle tariffe o in parte da contributi pubblici. Ma guarda caso, ultimamente gli contributi pubblici sono pressoché zero, qualcosa, qualche milione c'è ancora previsto, ma poca roba. Invece dopo 18 anni di gestione, che avrebbero dovuto fare tutti questi investimenti, si è pagato tante tariffe elevate perché si facevano gli investimenti, ci accorgiamo, ci vengono a dire che c'è da farne tantissime che non si sono fatti ancora, anche ad Arezzo per l'appunto. Io sono aretino e conosco bene la situazione. Noi abbiamo in diverse intere zone delle periferie, delle frazioni periferiche che non hanno ancora collettamenti a depuratori, e ad Arezzo era ovvio che, siccome paghiamo la parte, una delle parti più grosse, la fetta più grossa degli introiti di questa società, dovevamo almeno ottenere che quei collettamenti delle frazioni periferiche fossero effettuati. Questo è quello che ci fa dire, anche oggi, sindaci, assessore, in questo caso mi rivolgo all'assessore Sacchetti, che ritiene magari che quel piano che viene prospettato fino al 2027 è sostenibile. Io non lo credo così, non credo assolutamente che queste tariffe rimarranno con un incremento molto inferiore a quello finora attuato. Significa che per me dovrò tornare qui fra 3 o 4 anni a far dire, come ora posso dire del 2000, del 99, che era sbagliato quel calcolo, era sbagliato, bisognava avere gli occhi aperti, e i sindaci che hanno invece approvato questa proroga non si rendono conto che dovevano prendersi tutto il tempo necessario per valutare attentamente anche il piano tariffario e il piano operativo degli investimenti, perché altrimenti si ridà in mano carta bianca alla Suez. Il fatto delle elezioni avrà voluto chiudere un po' gli occhi ai sindaci? No, è il contrario. Anzi, diceva il contrario. Sonnati diceva, alcuni probabilmente hanno cambiato idea, no, in negativo, perché c'è l'elezione. In negativo, sì. Per lui, ovviamente. La pubblicità. Stiamo parlando di acqua nero su bianco, e proprio qui, per la prima volta, Francesco Macri, dopo è uscita un po' in tutti i mezzi di informazione, ma la prima volta l'ho detto qui da noi in chiusura di anno, Francesco Macri, presidente di Estra, così ci aveva ipotizzato quello che era la fase 2 di Estra, cioè diventare una multi-utility a livello regionale in grado di gestire i rifiuti e anche il servizio idrico. Riascoltiamo alcune parole che ci aveva detto qui. Dopo la quotazione, se andrà tutto per il meglio, avremo risorse così rilevanti che potremo sfidare, diciamo, il mercato regolato, quello pubblico,
su alcuni settori rilevanti. Mi spiego meglio. Ci sono in questa regione dei servizi rilevanti che abbiamo lasciato ad altri come gestione. Tutte le regioni più avanzate hanno la loro multi-utility. La Lombardia ha A2A, l'Emilia-Romagna ha ERA, la Liguria e il Piemonte hanno IREN, il Lazio ha ACEA. La Toscana è diventata un mercato di tutti, l'abbiamo fatta depredare sul settore dei rifiuti, dell'acqua. E io ho messo a disposizione, insieme ai miei colleghi del CDA, la nostra grande azienda, a disposizione dei nostri sindaci affinché possano valutare di affidare ad Estra l'opportunità di riportare nelle loro mani, in mani pubbliche, la gestione dei servizi pubblici rilevanti. Questa è una nuova sfida, come dire, coraggiosa, che dobbiamo, come dire, rappresentare con il dovuto rispetto, garbo, però per troppi anni si è visto modifiche normative, leggi regionali, aree sempre più vaste, cioè la gestione dei servizi pubblici si è sempre di più allontanata dai sindaci e dai cittadini. Oggi non ci si ha la percezione diretta di cosa si faccia nel settore idrico, di cosa si fa nel settore dei rifiuti. Pensate a cosa è successo nel settore dei rifiuti nella Toscana meridionale. Abbiamo verificato una mala gestio, abbiamo verificato che ci siamo affidati a soggetti, come dire, no, tra virgolette, che hanno avuto dei problemi anche di natura legale. Ecco, noi vogliamo nei prossimi mesi, e animerò anche un dibattito, un incontro pubblico sul tema, il tema della multi-utility regionale. In questa regione siamo in grado di far da noi e far bene? C'è uno strumento pubblico che però rappresenta un motivo di gestione efficiente? Ecco, senza riportare o riproporre schemi del passato, non si può pensare di tornare all'acquedotto pubblico, ma una nuova forma di gestione pubblica efficiente e moderna, con un'azienda che è nelle mani dirette dei sindaci, perché io poi ho contribuito a riportare Estra nelle mani dei sindaci. Oggi i sindaci del territorio aretino, ma anche tutti quegli altri dell'area pratese e senese, hanno, come dire, maggiore consapevolezza e controllo di questa grande società. I soci per noi sono, come dire, un fattore rilevante. Cioè, questo è un annuncio, no, di disponibilità significativo, quindi Estra sarebbe in grado, no, di poter pensare di gestire rifiuti, acqua, servizio idrico? Guardi, io ho portato dentro il CDA l'idea dello sviluppo orizzontale di questa società. Vi sto dando una, come dire, una notizia. Siamo qua. Ecco, dobbiamo poi dirlo con la giusta prudenza, perché ci quoteremo in borsa e ci sono tutte, diciamo, tutta una serie di obblighi che ci obbligano alla prudenza. Però se guardiamo i nostri competitor, oggi Estra è la quinta tra le compagnie energetiche in Italia per fatturato, perché abbiamo superato abbondantemente il miliardo di euro, 1 miliardo e 40 milioni per la precisione. Ma se analizziamo i nostri competitor, le utilities a cui facevo riferimento prima, sono tutte operanti in più settori regolati. Non si occupano solo di gas, ma si occupano anche di acqua o di rifiuti. Ecco, non è che dobbiamo per forza esplorare tutti questi settori. Però abbiamo il dovere, come unica società di queste dimensioni, di questa forza e che è prossima alla quotazione, di metterla a disposizione della Toscana. Allora, assessore. Allora, non posso, come dire, che non condividere, diciamo, l'analisi di Francesco Marini, presidente di Estra, l'analisi che purtroppo, cioè quello che anche riprendendo un po' il discorso che faceva Morini nove acque, cioè quello che dopo tanti anni oggi sostanzialmente constatiamo che a suo tempo furono fatte delle scelte a livello regionale un po' scellerate, perché in qualche modo chiaramente, come dire, ci espropriarono, tra virgolette, espropriarono un parolone, ma insomma sostanzialmente ci hanno un po' svenduto per accordi politici a tutta una serie di soggetti che sono un po' estranei alla nostra regione, no? Quindi io credo che l'analisi di Macri sia corretta, cioè quella di prendere come riferimento delle multi-utility del nord, che sono delle multi-utility importanti, che sono quotate in borsa, A2A citava ERA, che è un grande colosso, come IREN, cioè in cui
sono società che hanno il controllo pubblico, che sono a prevalente controllo pubblico, sono quotate in borsa e quindi possono reperire capitali necessari per fare determinati investimenti attraverso ovviamente non l'utenza. Sono in qualche modo sotto il controllo dei sindaci, quindi hanno una potenza di fuoco importante e chiaramente poi creano indotto e creano economia, perché bisogna considerare anche questo, cioè il mercato delle acque, quello si riferiva Morini alle prestazioni accessorie, ai know-how, cioè chiaramente sono risorse che vanno fuori, cioè perché chiaramente vanno in Francia o vanno a Roma e non rimangano nel territorio, bisogna pensare anche a potenziare la nostra economia. Quindi l'analisi di Macri è sicuramente corretta, io condivido questo percorso, speriamo ci siano le condizioni anche a livello politico per creare questa multiutility regionale, che sia poi Estra o sia Gigio, io non entro in merito, mi farebbe piacere, Estra chiaramente è già una realtà importante da un punto di vista economico, è anche Aretina e riconosco a Macri la capacità di aver riportato un po' anche al centro di questa società l'aretinità, perché prima era un po' sbaricentrata, pratese, e questo onestamente glielo riconosco. Siccome diciamo si sta affrontando a livello di autorità, quindi a livello di AIT, un discorso, e questo è opportuno che le forze politiche e i sindaci si continuino in questo dibattito, ora al netto della proroga, perché ormai la proroga è un ragionamento che ormai in qualche modo ha preso una strada, ma sul nuovo modello di gestione, cioè quando scadrà il primo gestore in Toscana, ci sarà la gara unica regionale per individuare il nuovo gestore, e quindi si spera che in quel momento un player come Estra sia davvero il gestore che si presenta come società privata, però di fatto è a prevalente capitale pubblico, quotata in borsa, e diventa il soggetto che, sperando vinca una gara, diventa poi il soggetto che in qualche modo possa gestire l'acqua in Toscana. Quindi io su questo è un percorso lungo, pieno di difficoltà, ma possibile e auspicabile. E che ha una ricaduta dei capitali, diciamo, degli utili, sui comuni proprio tutto l'indotto che il sistema crea, perché se la società, ovviamente una società del territorio, crea occupazione sul territorio, crea consulenze sul territorio, cioè questo è l'importante. Cioè la strategia sbagliata nel 99 è una parte politica ci ha svenduto per accordi politici, perché ci ha svenduto Acea, ora Acea non va più bene perché è di un'altra compagine politica, ma questo è stato l'errore. Nei rifiuti, il settore che conosco abbastanza bene, è accaduto un po' la stessa cosa. E speriamo che la gara sia più fortunata di quella dei trasporti, no? Questo. Allora, sentiamo, perché voi vi siete espressi favorevolmente a questa ipotesi di Estra? Ho letto qualche comunicato? No, devo dire che noi non è che noi abbiamo tenuto, cioè era stato equivocato. Io tenevo prima presente la scadenza, che era l'occasione della conferenza territoriale in cui o si dà la proroga a Nuove Acque o si soprassiede invece e si pensa a qualcos'altro. Certo che potevo cogliere tatticamente questa occasione, perché come scelta tattica ho preferito dire va bene, è da vedere se ne può parlare subito dopo che si è detto no alla proroga, però, perché io capisco, cioè, che Francesco Macri e Estra abbiano tutte le potenzialità, anche, anzi devo dire che già il pregresso, se ci ricordiamo bene, in questa città Coingas doveva prendersi la gestione dell'acqua del comune d'Arezzo e dei vicini, solo che per strategie politiche diverse sono stati chiamati i francesi a gestire. Noi eravamo critici allora, probabilmente saremmo anche critici forse verso Estra, se dovesse anche essere Estra il futuro gestore, nel senso critici, ma nel senso nei dati, negli investimenti, come lo facciamo con Nuove Acque. Noi non diciamo che Nuove Acque fa schifo, cioè la gestione non è buona, è migliore di tante altre che abbiamo in Toscana da un punto di vista operativo, però dobbiamo anche dire che questa società ha preso tutti i dipendenti, io lo ricordo, che erano del sistema idrico aretino, avevamo 80 dipendenti che erano capaci e hanno portato avanti la stessa quel lavoro che facevano prima. Che cosa doveva portare Suez? Doveva portare la capacità di ricerca, di ricorso al credito per fare gli investimenti che servivano per rifare tutti gli impianti
impianti, la rete di condotte che è obsoleta, ovviamente era obsoleta già 20 anni fa e adesso non è che è migliorata granché quella d'Arezzo della rete retina. Ha fatto una buona raccolta, ma sono imprenditori, sono finanzieri, fanno bene a fare il loro mestiere. Non ci dobbiamo cadere. Noi dobbiamo cercare di riportare il discorso. Adesso io come comitato acqua pubblica devo dire sono deluso dal fatto che i sindaci del nostro territorio, la maggioranza, abbia deciso di dare sic et simpliciter questa proroga a questi soci francesi. A me personalmente è una delusione, però posso dire va bene, combatteremo ancora per cercare di avere più trasparenza possibile, più penetrazione dentro la gestione anche attuale fino al 2027 se gli verrà concessa, però certamente abbiamo bisogno che i sindaci abbiano la volontà di andare a vedere come sta bene le cose, come funzionano, quanti soldi ci costano di più se noi adesso, l'ipotesi era sempre, dobbiamo liquidare il socio privato, come facciamo fino, non ce la facciamo, quindi chi ce l'ha i soldi? Noi avevamo un patto che era quello che nel 2024 noi ritenevamo di essere liberi di scegliere come gestire l'acqua. Allora potevamo riprendersi in house oppure fare. Adesso non ci siamo più. Il 2024 è un orizzonte che non si potrà più prevedere. Si va al 2027, ma nel 2027 si ripresenterà la stessa situazione che ci si è presentata oggi, ci diranno che ci sono da fare gli investimenti, che ci vogliono i soldi per liquidare i privati e quindi non se ne farà di niente e andremo ancora oltre. Noi speriamo che cambino le condizioni regolatorie, di legge, di normativa a livello regionale specialmente, perché si impedisca questo perpetrarsi della condizione in cui siamo. Nei giorni scorsi in modo congiunto le categorie economiche avevano detto no tutte insieme alla proroga. Sentiamo. Ancora 48 ore avremo la posizione ufficiale di tutti i sindaci della provincia di Arezzo su quella che ormai può essere definita la guerra dell'acqua. Il prossimo 11 gennaio si terrà infatti l'Assemblea territoriale dei sindaci che ha all'ordine del giorno la richiesta di proroga di 3 anni della concessione del servizio idrico a Nuove Acque. Il tema è caldo e tutte le forze politiche in questi giorni si sono espresse. Il sindaco del comune capoluogo, Alessandro Ghinelli, ha messo sul tavolo l'idea di pensare ad un ingresso della multi-utility dell'energia e del gas Estra nella compagine societaria di Nuove Acque. Noi abbiamo davanti due problemi che coesistono. Uno è quello delle tariffe. Allora, Nuove Acque ha fatto sapere, ha fatto delle simulazioni, delle prefigurazioni, che attraverso questo prolungamento della convenzione si riesce a calmierare le tariffe, quindi ha dato una risposta ai cittadini. Di fatto rimane aperto il problema della ripubblicizzazione dell'acqua pubblica, tema sul quale mi sono speso anch'io personalmente. Quindi, come mettere insieme le due cose? Si è pensato che poteva essere una strada quella preliminarmente a discutere il tema dell'allungamento della convenzione che non scade domani, quindi tutta questa fretta che è stata messa da qualcuno è inappropriata, di discutere il fatto se nel capitale di Nuove Acque per una parte della componente privata non possa entrare una componente pubblica che potrebbe essere impersonificata esattamente dalla società che appartiene sostanzialmente alle società consortili del gas delle province di Arezzo, Siena e Prato e che è Estra. Ricordo anche che la gestione del gas è la gestione di un fluido attraverso dei tubi e dei contatori. La gestione dell'acqua è la gestione di un fluido attraverso dei tubi e dei contatori. Quindi il servizio è assolutamente simile e la gestione di acqua e gas da che mondo è mondo in tutte le aziende del mondo avviene contestualmente. Quindi non è un'idea troppo brillante, la mia, o perlomeno troppo originale. Viene mutuata da una pletora di situazioni simili a queste. Viene in questo momento perché in questo momento si pone il tema, non è una cosa nuova, però non dobbiamo aver fretta di discutere la cessione, l'allungamento della concessione rispetto a un fatto più importante che è quello della ripubblicizzazione dell'acqua. Sarà un po' da discutere anche con gli altri sindaci, questa è un'idea mia che io ho messo sul tappeto proprio perché le esigenze sono solo apparentemente contrastanti, forse si riesce a far tornare tutto. Sulla questione arriva la presa di posizione delle categorie economiche, un coro unanime per ribadire
dire che Arezzo si posiziona fra le 5 città più care d'Italia per il servizio idrico. CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Confindustria pensano che una decisione affrettata sarebbe quantomeno inopportuna. Sarebbe invece corretto iniziare a tracciare un primo approfondito bilancio sulla gara, che fu la prima realizzata in Italia in base alla legge Galli. Allora, siamo in chiusura, tu stavi dicendo una cosa che però la puoi anche ripetere, penso, no? Cioè, sì, che abbiamo visto che le categorie economiche erano contrarie prima che finisse la proroga. Una grande parte del popolo è contraria, però ai partiti, per una serie di motivi che io ritengo soprattutto politici e quindi diciamo anche delle prossime votazioni, come si dice Arezzo, che poi dopo si fanno delle cose che probabilmente magari un giorno ce ne pentiremo di quello che facciamo. Ecco. Però ai partiti non gli importa più di ciò che pensa la gente, di ciò che pensano le categorie economiche, e vogliono essere sempre più distanti da ciò che effettivamente è il mondo reale. Allora, un'ultima battuta, visto che il nostro assessore qui è proprio di Montevarchi, è proprio da Montevarchi sono stati beccati dei furbetti del rifiuto, cioè i fermo immagine che li colgono sul fatto mentre lasciano questi rifiuti, e pare ci sono state diverse sanzioni. È stato anche Arezzo, no? Pensato a questo tipo di misura, che bilancio facciamo e quanto sarà ampliata? Abbiamo installato da poco tempo 24 fototrappole nel territorio aretino, le stiamo testando perché anche quello ha fatto il Comune di Montevarchio, ma abbiamo visto anche sulla stampa, poi chiaramente non basta solo la foto, ma bisogna anche individuare il soggetto, quindi non è così semplice, spesso e volentieri individuabile tramite la macchina, che quelli erano a piedi, ho visto le foto, sì. Per cui comunque le stiamo testando, abbiamo già individuato sostanzialmente delle situazioni non corrette di conferimento, non riusciamo bene a individuare la targa in quei casi in cui scendo dalla macchina, comunque diciamo stando andando a regime, a breve andremo a regime, e quindi spero che si possano anche trarre dei risultati importanti. Non abbiamo solo le fototrappole, ma abbiamo l'ispezione ambientale che dal 2018 verrà triplicata sul territorio, quindi noi ci aspettiamo nel 2018 un taglio di vite in tema di abbandono, perché sta davvero devastando il nostro territorio. E poi si parla di bollette, il meccanismo è identico, esatto. È un full recovery cost, per cui tutti i costi connessi al ritiro dell'abbandono vanno in tariffa. Esatto, perché quando uno chiama venite a prendere quella cosa che non costo, è previsto, non è costa gratis, è un costo. Grazie a Gianfranco Morini, ne parleremo ovviamente altre volte, seguiremo le vostre iniziative come sempre del Comitato Acqua Pubblica, grazie all'assessore Marco Sacchetti, a Piero Franchini, credo alla prossima invece parleremo di sanità probabilmente. Anzi, quasi sicuramente. Alla prossima.